said, look, he's gonna go far. They said, never buckle under, you'll be a star. But I wonder if he'll make it through. Il primo al volante della sua Dodge. In seconda posizione troviamo la Plymouth di Tommy Callahan. Ecco il segnale verde. E rieccoci ancora in gara. Finora il cambio di pneumatici non ha costituito un problema. Ma la gara deve ancora finire. Per tutta la durata della corsa la media è stata incredibile. Hanno schiacciato tutti al massimo. La macchina 63 comincia a scivolare e finisce contro il muro. Callahan sta ancora spingendo al massimo per cercare di superare il primo, Jimmy John Jones. La media ha raggiunto oggi le 165 miglia all'ora. Da dietro sono riusciti a imbottigliare Callahan. Sta tenendo duro in seconda posizione, ma lui vuole la prima. Riesce a districarsi, a mettersi dietro al primo. Entrambi i piloti si sganciano. Callahan ha condotto finora una gara molto tranquilla, ma adesso sembra avere qualche problema a tenersi in pista senza sbandare. Bene, eccoci alla svolta. Dopo 325 miglia, con l'auto numero 26, Jimmy John Jones tiene la testa. Callahan secondo, John Gillian terzo. Guardate il retro della macchina numero 26, Jimmy John Jones sta prendendo fuoco. I vigili del fuoco stanno accorrendo e sembra proprio un incidente molto serio. Vi sapremo dire, signore e signori. Senti, fallo rientrare. Cosa? Ho detto di far rientrare Callahan. Ok, ok, signor Reese, fatelo rientrare. Sembra che la macchina numero 99 stia per essere richiamata. Anche Callahan è stato richiamato. Eccolo, ha visto il segnale e sta per lasciare la pista. Beh, non sarà una cosa facile per Callahan, dopo aver tenuto il secondo posto per tutta la gara ed essere andato in testa dopo l'incidente di Jimmy John Jones. Ecco Callahan che arriva in box. Chissà, forse anche da qui riusciremo a capire di che cosa si tratta. Forse Callahan... Perché mi avete fatto fermare? Non mi serve niente. Ti devi fermare, devi abbandonare la gara, smetti subito. Ma di che diavolo stai parlando? L'auto numero 26 sulla curva sud è l'ultima volta che la vedi su questo tracciato. Finché ci saremo noi, sei sospeso. Ma che cosa dici? Senti, ne riparleremo quando avrò vinto. Ora vado! Hai sentito cosa ti ho detto? Esci dalla macchina e sparisci dalla pista. D'accordo, come volete voi. Ma adesso cercate di spiegarmi che cosa ho fatto. È da un po' che stai architettando quella mossa. Non pensare che non ce ne siamo accorti. Avrei dovuto espellerti tempo fa per tutte quelle scorrettezze. E questo è il problema, Reese. No, non solo. Il biglietto che ti abbiamo dato non è una licenza di omicidio. Quale omicidio? Quello di Jimmy John Jones. Beh, se lo cerchi, guardi nella direzione sbagliata, perché è laggiù. Quando è successo? Non sai di cosa parlo, vero? Solo un incidente. E tu non gli eri nemmeno vicino. Sei un assassino, Callahan. Ehi, che bella macchina che ti porti in giro. Grazie. C'è McLansford? Sì, sì, è nel suo ufficio. Ehi, Mac, c'è qualcuno che ti vuole. Callahan! Salve, Mac. Come stai? Tommy Callahan. Vieni. Voglio presentarti Annie Blaine. Il piacere mio, signorina. Salve, Mac. Harry. Oh, Callahan, ti presento Harry Weiss. Sì, sì, lo conosco. Nessuno di voi vuole conoscere Tommy Callahan? Lascia perdere.
Sembra che i ragazzi non vogliano sporcarsi le mani. Oh, lascia perdere, Harry. Non importa, Mick. Che succede, grand'uomo? Hai perso tutto il fegato su quella pista? Ehi, guarda un po' che macchina, puoi andarne davvero orgoglioso. È tutt'altra cosa rispetto a quella ferraglia che avevi quando hai cominciato. Tu ne hai viste di macchine, Mac? Ehi, lo sai che sono stato io a farlo cominciare? Non era che un piccolo mascalzone, ma aveva già della stoffa. Perché non mi hai detto che saresti venuto? Quanto ti fermerai? Ah, lascia stare, Mac, lo sai perché mi trovo qui. Sì, posso immaginarlo. Mi hanno espulso come indipendente. L'unico modo per tornare a correre è che qualche agente molto conosciuto mi sponsorizzi e mi assuma per farmi correre. E tu sei quello adatto. Io? Ma sono solo un piccolo meccanico senza importanza. Io so fare soltanto qualche modifica. Senti, quelli della federazione ti conoscono e si fidano. E tu porti le auto di serie a Darlington. E poi, ecco, tu sei proprio l'unico che conosca che possa darmi un posto. Due cose. Numero uno, se ti assumo tutti i ragazzi se ne andrebbero. Li hai visti, non vogliono vederti. E come potrei farlo soltanto per farti correre? Numero due, anche più importante, ho visto cosa è successo a Daytona. E la cosa non mi ha stupito. Ho visto succedere cose simili anche 3 anni fa e sono stato uno stupido a non rendermi conto che... Tommy, tu hai qualcosa che non va. A volte non sai nemmeno quello che stai facendo. Non ti posso assumere, mi fai paura. Perché potrei ammazzare qualcuno? No, perché potresti ammazzarti. Mac, ma che cosa dovrei fare? Vuoi che spacci hashish o faccia il barista? Io sono un pilota. Addio, Mac. Ehi, ehi, Tommy, ti offro da bere. Ho una bistecca, in nome dei vecchi tempi. Sono altri posti, il Messico, l'Europa. Puoi sempre trovare qualcosa. Già, su piste clandestine e illegali. Non mi faranno fare nessuna corsa importante, Annie. E lasciami pensare in pace, vuoi? Non mi soffocare, non mi piace così. Cercavo solo di farti star meglio. Scusami, Annie, non volevo essere scortese. Se fossi tua moglie ti avrei già punzecchiato per bene. Ma visto che sono solo la tua ragazza, dovrò sopportare. Non ti andrebbe qualche bella punzecchiatura? Non adesso. A cercare lavoro. Falla andare, forza! Sì, ti ho detto 1000 volte che hai bisogno di maggiore velocità nella rincorsa. Che ne dici di spendere $10 in più per comprarmi una macchina nuova? E allora, qual è la scusa? Oh, chiudi il becco! Ma che cosa ho detto? Fran, devo dirtelo ancora una volta. Hai bisogno di maggior velocità in quella rincorsa. Lo sai che non servirebbe proprio a niente. Ah, no? E allora perché l'auto si è ribaltata? Come credi che sia successo? Coraggio, dimmi la tua opinione. Semplice. Il motore di quell'auto è anche più vecchio di te. Devi sostituirlo con un motore nuovo. Quando voglio la tua opinione, te la chiedo io. Nel caso non avessi sentito bene, il principio del motore a scoppio è la combustione. 4 cilindri mancano a quella carcassa e quel poco che è rimasto funziona male. Oh, tesoro, piccola mia, lo sai che ti voglio bene, no? Sei la mia unica figlia. Credi davvero che potrei metterti in pericolo? Oh, credimi, piccola, quei cilindri sono cilindri perfetti per quel motore. E quel motore è il motore perfetto per quell'auto. E quell'auto è l'auto perfetta per un'esperta stunt come te.
E poi i motori nuovi costano. Ah, ecco la vera ragione, il denaro. Dimmi, paparino caro, che cosa è più importante per te, il denaro o la mia vita? Papà, pensaci bene prima di rispondere. Oh, bambina mia, ti sto solo prendendo in giro. È il capo, quello? Ah, quello che ha un corno al posto della bocca. Perché? Sai, questo è un lavoro d'alta classe, amico. Questa non è una corsa che si fa per strada con gli amici. E non è nemmeno papà che ti trascina in giro. Questo è il Leroy, digli la filastrocca, forse così capirà meglio. Ah, sì. Quelli che imparano tutti i trucchi da papà sognano subito grande fama. Pretendono subito milioni. Ah, e... dovresti far rima con caproni. Ma poi versano lacrimoni. Leroy, sei il pilota più divertente che abbia mai conosciuto. Già, Leroy, era da molto tempo che avevo... Beh, siete molto divertenti, amici. Signori, come si chiama il capo? Il capo è Pete Madsen. Hai mai pilotato prima? Sì. Chissà chi si crede di essere. Allora, tesoro, vuoi tentare ancora una volta a fare come dico io? Fallo per il tuo papà. Te l'ho detto, non salgo più su quella macchina finché non compri un motore nuovo. Ma non c'è bisogno di un motore nuovo. Ci vuole una rincorsa più lunga. Ci vuole una rincorsa più lunga. E tu chi sei? Come si permette? Ha centrato il problema. Parla. Ci vuole più rincorsa. Falla cantare di più prima di lasciarla andare. Andrai meglio e non ti capoterai. Già. Già cosa? Chi è questo? Non ha importanza, ha ragione. Chi sei tu? Sto cercando un lavoro. Come pilota o consigliere? Come pilota. Hai già fatto qualcosa? Corse con auto di serie. Ah, questo è molto diverso. La guida come stunt richiede grande esperienza. So come trattare un'auto. In ogni circostanza? In ogni circostanza. Senta, se vuole davvero fare quel numero, non usate la rampa di partenza. Bisogna accelerare da fermi, tenere i freni, lasciare la punta a tacco e lanciarsi all'improvviso. Ehi, ma è mia figlia che deve guidare quell'auto. Credi che la voglia mettere in pericolo? Le farò vedere. Ok. Il collo è tuo. Sistematemi una rampa! Lascia perdere il cerchio infuocato, costa soldi! Mettete due macchine di fronte alla rampa e vediamo un po'. Io sono Francie Madsen. Stai cercando di farmi perdere il posto? No, sto solo cercando un lavoro. Io sono Tommy Cullen. Vuoi prestarmi una tuta? Certo, vai laggiù. Grazie. Cullen, eh? Tommy? Così ha detto lui. Ehi, per caso hai visto un ragazzo con... Sì, è andato laggiù, bellezza. Vuole diventare un pilota, non è vero? È già pilota, tesoro, uno dei migliori. Ehi, non sei niente male. E per il lavoro non posso pagare molto. Quanto? Ne parleremo più tardi. Perché non ti cerchi una stanza, ti rinfreschi un po' e poi ci incontriamo al bar di Turk? Così mi offrirai una cena. Lei è molto gentile. Beh, se vuoi dopo mi paghi la cena, giusto? Ascolta, Cullen, anche se i prezzi sono un po' alti, cerca di andare ad alloggiare all'Hastings Motel. Perché? È mio. Ehi, sei stato grande. Grazie. Sono Eddie Sands. E tu sei il Tommy Cullen delle corse di serie. Ah. Mi fa piacere fare la tua conoscenza. Ci vediamo. Curamela tu, Laura, oh, d'accordo? Certo. Sei pronta? Ehi, sei stato in gamba. Hai fatto una buona dimostrazione. Grazie. Lo stomaco brontola, il sole è alto, quindi è ora di andare in città. Già. Oh, un momento, aspettate, di chi è il turno? Oh, è il mio. No, è il mio. Forza, forza! Vai! Non va male, no? Forza, dai! Benvenuto, hai visto che è successo, eh? Fortunato, smettila! D'accordo, ti costa 10 metodoni, tirali fuori! Paga una birra, forza! D'accordo, amico, ecco, tieni. Ehi, Dolcezza, dove sei? Vogliamo una birra! Scusate, signori, lasciatemi passare. Scusate, fate largo. Due le prendo io. Ma guarda un po' di ladri. Chi si crederà mai poi? Ehi, benvenuti da te.
Pensavo avesse lasciato la città. Vuole trovare un lavoro, a quanto pare. Figurati. Ehi, ehi, ehi. Nessuno ti ha dato il permesso di stare tra la gente civile, Callahan. Ehi, Tark. Lo sai chi è questo qui? È il tizio che ha ammazzato il vecchio Jimmy John Jones. Non è vero, killer? Ho detto non è vero, killer! Ehi, senti, lui è un mio cliente, Harry, quindi lascialo in pace. Ah, lascialo in pace, vuoi prendermi in giro? Ehi, siete tutti d'accordo che quest'uomo sporchi un posto pulito come quello di Tark? Sei ubriaco? L'assassino vuole sapere se sono ubriaco. Beh, sono sobrio, signor Callahan, e allora che ne dici? Tieni, Harry. Diciamo che è più che sufficiente. Devo buttarlo fuori? Buttare fuori Callahan? Ma sei matto, sarebbe come gettare al vento il denaro. Bene, calmati adesso. Coraggio, sediamoci un po' e chiacchieriamo. Mi dispiace per il disastro. Oh, lascia perdere, avete divertito i ragazzi. Certo, andiamo, forza. Ah, Tark, tratta bene il nostro Callahan, eh? Verrà a lavorare per me. Lavorano tutti per te. Va bene la birra per tutti? Pago io oggi. Per me va bene. Uno scotch con ghiaccio. Invece io... Birra per tutti quanti. Questa discussione che hai avuto con Harry Wise era l'assassino di Jimmy John Jones, vero? Beh, ora lo sa anche lei. Fa qualche differenza? Vuol solo dire che prenderai una paga più bassa. Prima che papà si metta a parlare di soldi e strappi la pelle a Callahan, andiamo a ballare. Non voglio sentirmi in imbarazzo. Callahan, se hai qualche dente d'oro, tienilo ben stretto, d'accordo? Mac, che ne dici della corsa? Mi fai partecipare alla prossima? Eddie, sei in gamba nel campo delle stunt, ma non hai ancora provato le corse, sai, è un po' diverso. Oh, andiamo, Mac, solo una volta. Ho voglia di provare, per sapere che effetto fa. Ok, ci penserò su. Cosa c'è di tanto difficile in una corsa? Se continui a seccarlo così, lo scoprirai. Lo sai, Annie è molto carina. Beh, sì, certo. Ti prenderai una donna come quella quando diventerai pilota a tempo pieno. A tempo pieno? Ma io voglio soltanto provare una volta. Ah, avresti dovuto rispondere che io sono l'unica e smettila di pensare alle auto. Oh, sì. No, insomma... non sarai arrabbiata, vero? No, ma certo che no. Eddie, a volte penso che dovresti uscire con un motore 8 cilindri. Tesoro, non vorrai restare per molto in questa città da 4 soldi. Beh... finché sarà necessario. Ma hai detto che Mac ti ha abbandonato. Perché restare qui? Penso che dovremmo spostarci. Qualcuno altrove ti darà un'altra possibilità. Sì, ma io voglio che sia Mac a darmela. Che bello amico. È un amico in gamba, Annie. Non sottovalutarlo. Lui sa tutto. Delle tue amnesie? Già. Non mi sorprende che non voglia aiutarti. Perché gliel'hai detto?
Non ho dovuto dirglielo. Lo sa e basta. Beh, credo che sia stupido. Non capisco che senso abbia rischiare l'osso del collo e rompere le macchine soltanto per i soldi di un pazzo che ama il brivido. Davvero? Già. Tu sei il tipo che va più veloce ed è più intelligente di chiunque altro. Sei sempre in giro, in continuazione. Veloce, sempre più veloce, finché non mi sentirai urlare, gridare o chissà che altro. È veramente così? Sì, è proprio così. E poi, dopo la corsa, le feste, le risate. Ogni giorno per noi sarebbe un grande giorno. Non sapevo che la pensassi così. Beh, adesso lo sai. Vorrei che fosse così per tutti e due. Vorrei che fosse la nostra vita. E io non ho potuto offrirti che un passaggio per il nord. Beh, mi sta. Perché non ti è piaciuto? Ok, liberate l'auto di Callahan! Bene, e adesso liberate anche la pista! Portate fuori dai piedi quelle rampe! Buongiorno. Ah, buongiorno, figliolo. Le auto sono in pista. Pensavo volesse vedere una prova. Oh, Eddie si occuperà di quel numero. Ho in mente qualcosa di più grosso per te. Francie, vieni un po' qui. Credevo che sarei stato assunto io per fare quei salti nell'aria. Oh, te l'ho già detto, lascia perdere. Ho in mente qualcosa di più grosso e ho già programmato tutto quanto. Sono stato sveglio tutta la notte per pensarci bene. Beh, adesso ho una star fra le mani. Sai, una star è una star per essere una star, quindi io devo usarla, la star, giusto? Ascolta, nessuno è disposto a pagare per vedere una star fare qualcosa che farebbe chiunque, ma la gente spenderebbe volentieri per vedere una star fare qualcosa di speciale. Mi segui? No. Vedi, per questo che sei una star. Comunque, tu non sei fatto per farle volare. Sei fatto per farle girare in continuazione. Buongiorno. Ciao. Ti dispiacerebbe farmi da interprete? Tuo padre sta sputando parole come una pompa di benzina e io sto per annegare. Beh, organizziamo una corsa. Che cosa? Abbiamo preparato ogni mossa. Ne ho già parlato con Dom e Leroy prima. Vedi, tu parti da dietro. Dom e Leroy stanno davanti. A un certo punto ti bloccano, tu ti svincoli dall'interno muovendoti alla svelta. Francie sta davanti, tu aumenti la velocità, devi raggiungerla. Lei ti blocca all'istante, tu ti arrabbi. Fai la tua mossa alla curva sud. Beh, a questo punto tu e Francie dovete aver doppiato Dom e Leroy, giusto? Poi sei in difficoltà, imbottigliato. Allora vorresti aspettare all'infinito? No. Fai la tua mossa subito e mentre fai di tutto per infilarti, butti fuori lei, la fai uscire di pista e tu sarai il vincitore. Che ne dici? Non mi piace, Pete. Oh, beh, perché no? È questo che il pubblico vuole vedere. È troppo pericoloso per Francie. È così che è morto Jones. Ma lui non lo sapeva prima, io invece sì. Certo, e sarà pronta ad affrontarti. Ehi, credimi, nessuno riesce a cavarsela meglio della mia Francie. Ehi, andiamo, facciamo una prova. Dai, coraggio, forza, Francie, andiamo su, muoviti, muoviti. Harry, dalla tu la partenza! Fran. Sì? Niente. Ma stai attento. Ehi, ma che succede? Ho passato la notte in piedi per pensarci. Ci scommetto. Scusa il ritardo, ho dovuto incontrarmi con Mac. Che diavolo succede?
senti bene? Rispondi, ti senti bene? Ma certo che sto bene, te l'ho detto che sarebbe andata bene. Ho pensato di fare un bagno di fango tutto qui. Brutto maniaco, avresti potuto ucciderla! Egli, aspetta! No, cerca di startene alla larga! Eddie, ascolta per un secondo, vuoi? Tutto preparato, Eddie. Era solo una scena. Eh? Una scena? Tirami un pugno qua, per favore. Non vince nessuno, baby. È solo uno show. Lo so che è uno show, ma qualche volta potrebbero anche vincere. Oh, splendido, splendido! Non ho mai visto niente di più eccitante in tutta la mia vita. A parte l'idiozia nel finale. Idiozia? Quale idiozia? È così che dovrà essere d'ora in poi. Come? Certo, Francis si riempie la faccia di fango e tu gli riempi la faccia di pugni. Ma dovete lottare un po' di più e sarà più realistico. Farò in modo che possiate fare un vero match di box, tu ed Eddie. Oh, andiamo, Pete. No, io sarò la principessa del fango e voi due vi batterete per me. Già. Beh, allora vediamo di fare meglio questa rissa. Sapete, qualche incidente, un po' di fuoco. Che cosa credete che vogliano vedere? Ok, per me va bene, solo sei d'accordo anche lui. Beh, sembra che sia in minoranza. Vado a ripulirmi. Ehi, aspetta un momento. Non vuoi dare un'occhiata al manifesto che ho fatto stampare? Sei tu la mia nuova star. Stai scherzando, Pete. Non è divertente. Beh, non deve essere divertente. Deve far vendere i biglietti. Non grazie a me e alla mia reputazione. Senti, sei venuto da me per un lavoro, giusto? Quindi devi rendermi, giusto? Allora fatti chiamare Killer Callahan e mi renderai. Se non vuoi renderti utile, non guiderai. Chiaro? Chiaro. Allora non guiderò. Grazie per la possibilità, Pete. Non posso crederci, se ne va. Davvero un brutto colpo per te, papà. Pete Madsen, esperto strozzino e frustrato artista fermato nei suoi propositi da un uomo orgoglioso. Va avanti, Francy, divertiti. Ma anch'io voglio divertirmi. Tesoro, mi sono trovato un avversario valido. Stai costruendo una casa? No, un grattacielo. Ah. Una birra. Beh, che cosa posso offrirgli? Ragazze? Ah, ha già la sua. Dei soldi. Già, soldi. Che ne dici, Callahan, se ti do dei soldi in più? Accetta, ragazzo, penso che farà storia. Ah, io non ho prezzo. Certo che ce l'hai. Tuck, sai perché Callahan è da queste parti, vero? Certo, adora il clima e poi vuole correre per Mac. Davvero? Mm. Oh. Tuck, a chi appartiene la società di Mac? A te, oh grande Dio, proprietario di tutto. È tutto tuo. Mi volete incastrare? Ah. L'ho comprata l'anno scorso. Si dà il caso che sia il maggior azionista e socio non tanto silenzioso. Povero Mac. Perché? Ha fatto un buon affare. Lui si occupa del lavoro, io dei conti e dividiamo i profitti. Vedi, ragazzo, ho qualcosa che tu desideri. Solo io posso darti la possibilità di tornare alle corse. Dovrai avere anche il mio ok oltre a quello di Mac. E io posso decidere come voglio. Rum, rum. Ehi, Callahan, che ne dici di fare un patto, eh? Tu vieni a guidare per me e quando Mac sarà pronto per andare a Darlington con la squadra per le grandi 500, tu avrai il mio appoggio. Su, andiamo, Callahan, non è niente male. Brum, brum. Vorrei dirle di andare all'inferno, Pete. Ma non posso. Allora accetti il patto? Già, accetto il patto.
Ci vediamo domattina, killer. E quel ragazzo farà una gran bella figura giù a Darlington. Darlington? Lui non andrà mai a Darlington. Ma Pete, hai promesso al ragazzo che l'avresti sostenuto. Oh, dovevo sostenere anche Barry Goldwater. Ciao, Eddie. Coraggio, entra. Cosa c'è, Eddie? Beh, ecco, mi hanno detto che fai ancora parte della famiglia. Sì, rimarrò per un po'. Siediti, siediti. Oh, grazie. Io ho appena finito di chiacchierare con McLasford. Ah, sì? Come sta? Oh, bene, ti manda i suoi saluti. Birra, Eddie. Oh, no, grazie. Io ho contattato Mac per chiedergli di farmi correre. Allora siamo in due. ecco, gli ho detto che mi avresti allenato tu. Ah, davvero? Sì, è rimasto molto impressionato. Beh, se mi rimane del tempo, lo farò. Se lavori giù in pista per un po', forse ti farò pilotare. Beh. Sì, beh, ecco, lui ha detto che si potrebbe fare. Sai, io correrò domenica. Tu cosa? Domenica. Sarai un disastro in quella corsa. Non se tu mi aiuti. E perché dovrei? Ci crederesti se ti dicessi che ho più fegato che cervello? D'accordo, più veloce adesso. Cerca di dare una spinta più veloce. Non aspettare di scivolare o di perdere la tenuta. Mettiti in carreggiata e tienila. Andiamo! Spero sia in grado di farcela. Non sopporterei che faceste una figuraccia. Non temere. Ha un buon insegnante, il migliore. Già, così ho sentito dire. Senti, senti questo rumore. Canta, piccolo, canta! Ehi! Cosa? Devi farmi un favore. Sta lontana da Callahan. Can't be fooled quite so bad, oh.
today. But when you speak of for better or worse, it's not the same. It's more than just a game, so be sure of the feelings that real things impart. Don't mistake what you take to be love at the start. When you get what you need, you will know with your heart. Oh, oh, oh. Mm. Era una bella canzone. Ciao! Papà e Mac sono nel patio. Aspetta qui, ti dispiace. Ok. Posso far niente per aiutarti? Non c'è molto da fare, grazie. E il costo della modificazione è troppo elevato. Quando si va alla gara di Darlington bisogna avere il meglio per vincere. Sì, ma costa troppo. E perderemo. Allora pagherò. È qui che si tiene la festa? Oh, Tommy, volevo parlare con te. Io vado dentro. Cosa c'è, Mac? Tommy, sono stato crudele con te. Ma vorrei domandarti un favore. Di pure, Mac. Ricordi quell'Harry Wise, il tipo che hai preso pugni la prima sera che sei arrivato? Mm-hmm. Anche lui parteciperà alla corsa. E ci saranno anche i suoi amici. Beh, a loro non piaci. Beh, non importa. Li ho sentiti parlare. Hanno intenzione di prendersela con Eddie. Ci sarai anche tu ai box? Sì. Ma non preoccuparti, lo seguirò io. Grazie. Ma certo che è grande, cosa credete? Quando io do una festa, la do grande! Ciao, Sara! Ma dove sei stato? Mi sono fermato da Tark per prendere un po' di ragazzi, mi aiuteranno a festeggiare! Ciao, ma sembra che tu abbia già cominciato a festeggiare! Sì, infatti! Buona fortuna a te! Cerchi di batterli tutti domani, capito? Non ho mai visto la festa di vittoria prima della gara. Sì, è forse l'unica che darò. Non hai intenzione di vincere? Ma certo che sì, è l'unica possibilità che mi resta. E che possibilità! D'accordo, ragazzi, la salute prima della bellezza. Sei d'accordo, Ben? Oh, ma allora sai come si fa questo ballo? Stai scherzando? So benissimo come si fa. Oh, ok, Pete. Sei stato tu a provocare. Sì, lo confesso. Salve, tesoro. Forza, balla un po' con Annie. Dovrei riscaldarmi un po' prima. Francie sta offrendo da bere. Perché non giochi con il nostro? Oh, d'accordo, vecchio pigrone. Lo farò subito. Guarda come lo faccio gonfiare, allora. Gli farà bene. Sto ballando con la donna di Cullen! Momentaneamente sono la tua donna! Yahoo!
Per quel che mi riguarda è stata qui anche troppo. Mi sarei aspettata dei gusti migliori da lei. Beh, cosa ti prende? Eh? Sei sua madre o cosa? Siamo tutti pronti a vedere i migliori. Come sapete, bisogna stare estremamente attenti a tutti gli incroci. Questo è il brivido della corsa. Non bisogna essere sulla traiettoria di nessuno. Si entra, si corre e ci si augura disperatamente di arrivare vivi fino in fondo. Attenzione, signore e signori, sono partiti! Ehi, ma che cosa sta succedendo? Qualcuno ha cercato di fare il furbo e ha tagliato la strada. Beh, hanno combinato un bel disastro. Signore e signori, ecco quello che tutti stavamo aspettando. Siamo al 25esimo giro dell'avvenimento più importante fra le corse di auto di serie. Sono tutti convinti di vincere. Ecco la bandiera verde. Alla prima curva abbiamo un nuovo pilota, Eddie Sanz, che corre per la prima volta su un'auto di serie. Eddie si è fatto le ossa come Steinman. Tenete d'occhio il numero 67. Per adesso non dovrebbe succedere niente. Ehi, neanche a farlo apposta. Ecco, le prime macchine che si schiantano contro il muro. Ok, ma adesso torniamo sulla pista. Eddie Sanz sta veramente schiacciando forte per essere un novellino. Sta conducendo la gara e subito dietro di lui ecco Leroy Johnson. C'è una macchina al muro vicino alla curva pericolosa. È Eddie Sanz che si sta dirigendo verso le scuderie. Cosa hanno in mente di fare quei tizi? Non vogliono vincere, stanno cercando di farmi la pelle. Chiudi il becco e ascolta. Cosa gli dice? Se lo sapessi, sarei un campione come lui. Non farti imbottigliare e tieni duro. Stagli in coda per dimostrare che non è facile spaventarti. Sì. Accidenti, se lo sono. Pensi di farcela? Ce la farò. Ok. Metti in moto questa carcassa, vai, muoviti! E riecco a tornare in pista Eddie Sanz. Beh, ecco apparire la bandiera verde e si ricomincia a gareggiare. Guardate Eddie Sanz come corre! Schiaccia la tavoletta e si dirige verso la curva sud. Ecco Eddie Sanz che taglia la curva. Non ancora, non ancora! È una delle gare più veloci a cui abbiamo mai assistito negli ultimi tempi. Stanno dando tutti il massimo. La mossa giusta nel momento sbagliato. Coraggio, 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 coraggio! Ecco ragazzi, questo tipo sa davvero il fatto suo. Attenzione, siamo alla curva nord al 150esimo giro. Ed ecco Boston che va a schiantarsi al muro. Harry Wise difende la terza posizione e comincia a muoversi. Sanz continua a correre come un pazzo. Stanno avvicinandosi alla curva sud. Stanno battendosi per la prima posizione. Accidenti, che brivido ragazzi. Questo è un trucco alla Callahan. Pensavo che l'avresti controllato, ma non che gli avresti anche insegnato i tuoi trucchi. Ho dovuto, Mac. Hai visto come l'hanno imbottigliato? Poteva ammazzarli. Senti, non gli ho detto di buttarli fuori. I piloti. Non so perché esistano delle regole. No.
e Di Sanz continua a tenere la testa. Alla curva nord, Sanz sta cercando di controllare la macchina in seconda posizione che si avvicina pericolosamente al suo fianco. E a quanto pare l'ha tolta di mezzo. Bene, ormai è Di Sanz, è tutto solo. Ecco la bandiera bianca, ancora un solo giro da fare, seguiamolo insieme per quest'ultimo giro. Eccolo che esce dalla curva nord e taglia il traguardo. È stata una gara davvero esaltante. Eddie Sanz, la nuova scoperta, vince per la prima volta in vita sua. Grazie molte, amici. Ti sei perso tutto, vero? Non sei un pilota pazzo, Tommy. Perché non ti fanno correre? E non fare così. Fare cosa? Ignorare il problema. Non mi aiuta a piangerci sopra. Beh, ma potrebbe servire se ne parlassi un po'. Ok, dottore. Ti dirò tutto. Forse poi mi darai una pillola o qualche buon consiglio, chissà. Forse farò proprio così. Beh, perché non sai di che cosa si tratta. Soffro di amnesie. E quando succede, non mi accorgo di quello che faccio, a parte l'ultima volta. Mi sono trovato in testa. E ho saputo che era morto qualcuno. Semplicemente così, hai perso coscienza. Era già successo, ma non così forte. Oh, ma come hai potuto guidare per tanti anni? Forse è per questo. Gare importanti, sempre più difficili. E così è arrivata la tensione. Cosa mi prescrivi, dottore? Non saprei. Io sì. Beviamoci una coca. Hai vinto la gara oggi, sei stato grande, davvero, è stata una corsa stupenda. Io ero sulle tribune e ho pregato tanto perché tu vincessi, Eddie. L'ho fatto per te, piccola, solo per te. Ehi, Callahan, vieni anche tu, dai, ti devo una cena. Ah, scusa, Eddie, ma non ne ho molta voglia stasera. No, andiamo, non vuoi festeggiare con me la mia vittoria? Non hai già festeggiato ieri sera? Sì, ma questa sera è diverso. Questa sera sono un campione. Forza, Tommy, andiamo anche noi. Calmati, Eddie. Per poco non uscivi. No, ho fatto quello che mi hai detto di fare. Ho preso anche la bandiera. Hai causato dei guai a Leroy e a Harry Wise. E che significa? Ho fatto quello che mi hai detto. No, io volevo che tu li battessi, ma non che li costringessi ad uscire. Non si è fatto male nessuno. Non questa volta. Ma se ancora non l'hai capito, la gara consiste nel girare veloci, non nell'eliminare i concorrenti. Sai una cosa? Credo che gli stia bruciando il fatto che io abbia vinto, mentre lui non era nemmeno in pista. Eddie! Se vuoi restare a compiangerti, fa pure come credi, mio caro. Francie ed io ce ne andiamo al bar, dove forse potremo divertirci un po'. Ti va di brindare a Eddie Sanz? L'ultimo mostro da pista che ho creato. Signore e signori, Pete Madsen è felice di presentarvi il suo ultimo spettacolo da brivido, La morte in agguato. Le auto pronte a sfidarla con la spettacolare scivolata per la vita. Bene, in pista pronto per questo numero c'è Leon Blender, insieme con il suo pilota Pat Sanderson. Eccoli che partono! Caspita, quel ragazzo sa cosa significa stare seduti su un sedile che scotta. Ok, eccoli uscire dalla curva sud, pronti ad andare a schiantarsi contro il muro. Attenzione a Lane Grifter! E adesso un numero spettacolare, quello della rovesciata. Come sempre, e adesso uno dei numeri più eccitanti e più difficili da effettuare, la guida su due ruote. Li vedremo fare un giro completo della pista su due ruote. Mi dicono gli esperti che questo è l'unico numero di stunts in cui si riesce a risparmiare copertone sui pneumatici. Ricordate, non ci sono trucchi, è tutto basato sull'abilità del pilota. E adesso spostate la vostra attenzione sul campo, sta per avere inizio il lancio nell'aria. Ed eccolo qui, l'incrocio ad alta velocità perfettamente sincronizzato. Ecco.
supereroe col salto mortale ad alta velocità. Ma non andatevene, ecco quello che stiamo tutti aspettando. La corsa tra Killer Kallen al volante dell'auto numero 14 e il nuovo pilota Eddie Sant sull'auto numero 44. Mi senti, Eddie? Forte e chiaro, e tu come mi senti? Molto bene, andiamo allora. Eccoli che arrivano, si stanno muovendo ed ecco la bandiera verde. Stanno andando a tutta velocità, si avvicinano alla curva sud fianco a fianco. È Eddie Sands che tiene all'interno, Killer Kallen si trova all'esterno. Stanno spingendo al massimo tutti e due. Pronto, eroe? Sì, sono pronto, maestro. Sei pronto per la prima mossa? Sì! Ecco che arrivo! Ecco il primo urto! Ma subito si rimettono in riga, ne stiamo vedendo delle belle quest'oggi. Sans ha imparato molto bene la sua lezione. Ah, 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 che ne dici, grande insegnante? Non male. Non male davvero. Stanno mettendocela tutta, vero? Se quelle trasmittenti funzionano e se nessuno si è portato qui una radio portatile, forse ce la possono fare. Sta a vedere. Veramente bravo, Kallen, il vecchio maestro delle corse di serie. Potrei guidare su questa pista anche ad occhi chiusi. Certo. Già, ad occhi chiusi e anche con la radio spenta. Ci sentiamo dopo, paparino. Eddie. Eddie! E entrambi sanno come si guida un automobile. Cos'è? Sei impazzito? Dobbiamo coordinarci. Eddie! Stanno andando fortissimo. Facciamo gli scongiuri di rito. Kallen resiste. Sans usa tutta la pista. E Kallen che è tornato in testa. Tienilo su o te lo faccio ingoiare. Oh, non è come pensi tu. No. Eccoli in curva fianco a fianco. E ora rieccoli sul rettilineo. Come potete vedere, Sans ce la sta mettendo proprio tutta. E si butta all'esterno. Ecco la curva ed ecco che arriva Sans. Guardate che cosa succede. L'auto di Kallen si è capovolta e ora sta scivolando. L'auto finalmente si è fermata, ma si sprigionano le fiamme. Ed ecco che il pilota, Tommy Kallen, riesce a uscire dalla macchina. Tutti gli amici stanno correndo in suo aiuto. Sembra che se la sia cavata. Non è qui. Lo so, sono venuta per te. Un drink? No, grazie. Perché mi volevi vedere? Beh, ecco, è un po' difficile venire qui a dirtelo. Provaci. Quanto ti importa di Kallen con esattezza? Insomma, è una cosa temporanea o cosa? Ti sei innamorata di lui, vero? Sì. Mi dispiace davvero, Annie, perché eravamo amiche, non voglio rovinare tutto. Ho pensato che avremmo potuto parlare da persone adulte. Gentile da parte tua. Oh, sicuro. Sei nuova e sei anche molto carina. Ma non vai bene per lui. Io sì. Annie, io... Hai una faccia tosta incredibile, sai? Non hai fatto altro che fare gli occhi dolci al mio ragazzo fin da quando siamo arrivati. E hai avuto persino il coraggio di venire qui a parlarmi, addirittura con l'aria di una sorella maggiore. Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi? La mia benedizione. Mi spiace di averti disturbato. Non mi hai disturbato, piccola. Si incontrano ragazze da strada ovunque. Ma sappi, cara, che lui è mio. Ed è così che deve rimanere. Sei in crisi, non è vero? Beh, non ti biasimo, perché credo che sarei in crisi anch'io. Io lo desidero, Annie. E credo che anche lui mi desideri. Lui vorrebbe te? Ma forse stai scherzando. Te lo dico io cosa vuole. Vuole tornare là fuori, in pista. Vuole tornare a correre. L'unica ragione per cui ha accettato questo lavoro è perché tuo padre gli ha promesso di farlo correre. Sai cosa rappresenti tu per Kallen? Una garanzia.
Proprio così, una garanzia. Vuole assicurarsi che, nel caso tuo padre si dimenticasse, ci sarai tu a ricordarglielo. Papà non mi ha mai spiegato come ha fatto a convincerlo. E questo ti fa sentire un po' stupida, vero? Che diavolo credi di poter fare? Che cosa ti sembra che stia facendo? Ma da dove sei sbucato fuori? Andiamo, basta così. Smettila, maestro. Sto solo facendo una passeggiatina. Sì, la puoi fare una passeggiata, ma in un'ambulanza. E tu cosa vuoi? Sono affari miei, non è così? E ora sparisci, uomo in cerca di garanzie. Vattene. Sei una stupida pazza. Cosa ti succede? Sì, esatto, sono una stupida pazza. Ma a te non importa dal momento che è Pete, mio padre. Tuo padre? Un altro pazzo che ti fa rischiare la vita. E tu che gli dai retta? Siete due pazzi. Ah, sì? Beh, preferisco esibirmi a testa in giù in un'auto piuttosto che ammuffire in cucina a lavare i piatti. E adoro che qualcuno cerchi di fermarmi. E adoro soprattutto che cerchi di fermarmi anche tu, capito? Bacerei quella faccia strafottente se non puzzasse come una distilleria. Mi hai già raccontato quella storia. Ho cercato di raccontarti quella storia. Ho cercato, ma non mi ascolti. Quella storia è già sette volte. Mi vuoi ascoltare? Ascoltami. Il tipo rimane all'esterno, giusto? Viene subito preso sotto e si fa male, però deve riuscire a superare l'altra auto, giusto? Superare l'altra auto? Che stupido, perché mai dovrebbe farlo, eh? Non sei per caso Tommy Cullen, il famoso pilota? Ciao, Annie. Siediti. Io sedermi con te? Accidenti, dovrò raccontarlo ai miei genitori quando tornerò a casa. Perché non sei passato al motel? Credevo di essere la tua ragazza, mi sbagliavo? Non ora, Annie. Ho un sacco di cose a cui devo pensare. Beh, allora siamo pari e ne parleremo insieme immediatamente. Non hai chiamato, niente. Mi hai lasciato là tutta sola. Mi dispiace. No, non è vero. Tommy, cosa c'è che non va tra noi? Da quando siamo arrivati qui è stato come se fosse finita. Ti avevo garantito solo un passaggio verso nord. Non ti avevo promesso la felicità senza fine. Se questa vita ti sta annoiando, è meglio che ti trovi qualcun altro. D'accordo. Sì, penso che lo farò. Ehi, ragazzi, che ne dite se ci divertiamo insieme? Ciao. Ciao. Sei arrivato in ritardo. I ragazzi non lasceranno mai quella pista, neanche per lasciarti fare un po' di pratica. Io e mio fratello ne abbiamo costruito uno quando eravamo bambini, con vecchie carcasse e un motore fuori bordo. E funzionava? Certamente. Sei sporca di senape. Così dai go-kart sei passato alle corse in auto. Esatto. Aspetta. E che ne è di tuo fratello? Corre anche lui? È morto quando ero un bambino, un incidente. Ma non ricordo più. Non ricordi? Che vuoi che ti dica? Non ricordo quasi niente di lui. Sai, ti ho osservato molto attentamente le ultime volte. E sembra che succeda solo quando ti trovi imbottigliato. Non può avere un significato tutto questo? No, non ha alcun senso. Ma stiamo perdendo tempo. Beh, c'è molta gente che resterebbe male se ti succedesse qualcosa. Ah, sì? Dimmene una. Io? Ti ringrazio.
Tommy, fammi un favore. La prossima volta, quando ti accorgi che inizia l'amnesia, cerca di pensare a quel che sta succedendo con tutte le tue forze. Ci ho provato. Ma poi non ricordo più niente. Mi sento soltanto un po' stupido. Il più carino che abbia mai conosciuto. Presenterai anche Darlington? Esatto. E se ci sarai, vieni sulla torretta della stampa. Da lassù la corsa si vede meglio. Oh, non penso di guardarla. Penso di partecipare. Ehi, guarda un po' chi c'è. Eddie Sanz in persona. Che cosa ti offro, Eddie? Un Daytona con ghiaccio o un Darlington Special a base di rum? No, grazie. Ehi, Kalen, cosa fai oggi pomeriggio? Non lo so, perché? E che ne dici di farmi ancora da allenatore? Non è proprio la mia massima aspirazione. Cosa hai in mente? Beh, i ragazzi di Mac organizzano una corsa. $100 a testa e il vincitore prende tutto. È una gara illegale? Sì, ma Mac non dirà nulla. Beh, dal momento che la gara è illegale e che anch'io sono un pilota illegale, perché non dovrei partecipare? Non credi? Su, andiamocene alla svelta, amico. Credo di essermi giocato un centinaio di dollari. Ehi, voglio andare a vedermi una gara. Accidenti, io devo rimanere qui. Telefonami. Ragazzi, lo state facendo contro la mia volontà. Se si viene a sapere, giuro che vi riprenderò le chiavi della pista e tutte le macchine di pit che avete in mano. Sono stato chiaro? D'accordo, Mac, ci hai avvertiti. Ora ci fai fare la gara? Forza, ragazzi, raccogliamo i soldi. Ecco i miei. Ecco, sono i miei 100, prendi. Ecco i miei 100, amici. Ma certo, signor Callan, praticamente sono già nelle mie tasche. Dalli pure al vecchio Harry. Forza, ragazzi, andiamo. Eccomi. Tieni, Mac. Queste non sono cose per te. È l'unico modo perché tu mi veda prima di andare a Darlington. Ho già avuto l'ok di Pete. Ma a quale ok ti riferisci? Non te l'ha detto. Mi fa andare a Darlington come pilota della tua squadra. Pete non mi ha detto niente. Dov'è l'auto? Nel capannone. Di a Pete di fermarsi. Voglio vederlo dopo la corsa. Io invece lo voglio vedere subito. Pete, voglio parlarti. Dopo. Allora, Turk, mi senti? Stanno uscendo dalla curva. Ah, eccoli che arrivano, stanno per finire il giro. La pista è veloce e stanno dando tutti il massimo. Ok, niente più scommesse, sono già partiti. Accidenti, volevo puntare ancora. Il primo a imboccare la curva è Leroy. Eddie è subito dopo. Poi c'è Kalen. E poi Wise. Ragazzi, come sta andando Eddie? E Sandy, forza! Vai, piccolo! Vai, 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 piccolo! Vai dove? Vai, piccolo, per Eddie! Eddie ha colpito Bark e l'ha fatto uscire di pista. Wise ha colpito Callahan e l'ha sbattuto fuori. È tornato in pista! Cerca di riprendere Wise! E ora lo sta prendendo! Lo prende! Vai, baby, vai, vai! Ah, l'hai visto, papà, l'hai visto! Wise, con Callahan, sono fianco a fianco. No, non imbottigliarti. Thank you.
Non so che cosa stia accadendo, Turk, ma perde terreno. È rimasto indietro. Oh, Tommy, per favore, no! Wise sta giocando sporco, l'ha buttato fuori. Che brutto tiro, ragazzi. Ma quello è Leroy, stai seguendo quel pazzo. A due giri dal termine, Wise è Callahan. Ma no, aspetta, ma dimmi, chi è in testa? Chi è in testa? Fuori Wise! Callahan ha vinto! Yeah! Oh, papà! Ha vinto! Non è meraviglioso! Io pensavo facessi il tifo per Eddie. Oh, beh, sì, ma... Oh, vai a congratularti con lui. Ok, non vieni con me? Che cosa dovrei festeggiare io? Francie, non credi di esagerare nell'interesse per quel ragazzo? Callahan? Non posso che amarlo. Pete, puoi parlarmi adesso? Certo, che c'è? Hai detto tu a Callahan che può partecipare a Darlington? Io? Perché avrei dovuto dirglielo? Non mi prendere in giro, Pete. Noi due ci conosciamo da troppo tempo. Non ho fatto promesse, mi sono limitato a dire forse. Non so davvero che fare, Pete. L'hai detto anche tu che non dovrebbe guidare. Questo era prima, ma si comporta bene adesso. Beh, che siamo uomini d'affari. Possiamo fare milioni con quel ragazzo. Pete, lui parteciperà a Darlington. Vuoi che questo faccia saltare la società? Se è così che la vuoi mettere, sì. Ma Mac, senza di me come farai per tutte le spese? Insomma, come mangerete? Dove andrete a dormire? Volete ridurvi a dormire per la strada? Anche se dovremo dormire in auto e mangiare piselli, lui correrà per me a Darlington. Non sarai impazzito per caso? Lo sai, esce sempre alle 9:30 di sera. Un momento. Mi hai spinto fuori tu, Callahan. Mi dispiace sia andata così, Harry. Ma l'errore è stato tuo. L'avete visto tutti quello che ha fatto? Quel che ho visto non mi è piaciuto. Non ti voglio più vedere in giro, Harry. Se l'avessi fatto con me, ti avrei già fatto fuori. Oh, andiamo. Che cosa vi succede, ragazzi? Beh, è stato lui. Callahan, sì, è stato lui. Harry, è molto meglio che tu te ne vada. Questi bravi ragazzi non ti vogliono più vedere. Beh, hai sentito, amico. Non abbiamo più intenzione di correre con te. È tutta colpa tua, Callahan. No, Harry. Hai fatto tutto da te. Sì, farà meglio da andarsene. No, è incredibile. Mi hai visto? Hai visto come sono stato bravo? Oh, certo, Harry. Sei stato grande. Davvero grande. Ho appena parlato con Pete. Voleva solo prenderti in giro. Dov'è? Oh, non ha più importanza. Abbiamo sciolto la società. Dipende solo da me se verrai alla gara o no. Tommy, non hai più avuto quei problemi? Ultimamente no. Puoi garantirmi che non ti verranno ancora? Chi potrebbe farlo, Mac? Già. D'accordo, Tommy, ti prendo. Ci sarai anche tu. Siamo intesi. Senti, io ti posso inserire, ma dopo sarà tutto in mano tua. Grazie, Mac. Senti, ho investito ogni centesimo che avevo in quelle ultime tre auto. Che ne dici di andare a trovare un vecchio amico che ci offra qualcosa da bere, eh? Sì. Non sei molto loquace stasera. Beh, buonanotte, Eddie. Sai una cosa? È stata la cena più silenziosa che abbiamo mai fatto. Non c'era molto di cui parlare. Ma avresti parlato se fossi stato Callahan, vero? Eddie, non comportarti come un bambino. Sì, forse dovrei cominciare a comportarmi davvero uomo. Eddie! Quando voglio baciarti, tu devi starci, hai capito? Così va molto meglio.
Ehi, aspetta un momento. Che ne dici di venire a casa mia, eh? Eddie, esci di qui. Ma cosa ti sta succedendo? Quanto tempo ancora credi si possa andare avanti a giocare? Cerca di essere una vera donna. Non riconosceresti una vera donna neanche se ti cadesse addosso. E ora sparisci di qui. Non staresti tanto a discutere se io fossi Callahan. Lo sai? Non sei diversa dalle altre puttanelle da strapazzo. Francie? Sì, papà. C'era Eddie là fuori. Sì. Non l'ho mai visto andarsene così presto. Avete litigato? Più o meno. Vieni qui. Siediti. Perfino un cieco potrebbe capirti. Sì, lo immagino. E che ne dice Callahan di questa storia? Non saprei, non ne abbiamo ancora parlato seriamente. Perché no? Credo che adesso abbia Darlington a cui pensare. E allora? Papà, ma come fai a non capire? Una ragazza non deve fare la prima mossa quando non è ancora sicura di essere gradita. Beh, non vedo perché no. Almeno puoi scoprirlo. O forse non lo vuoi conquistare? Oh, sì. Lo voglio da morire, ne sono cotta. Allora corrigli dietro. Non pensare a quel che è stato o non è stato. Devi stargli vicino. Supponiamo che lui non mi voglia. Io lo licenzierò. Papà. Sì? Qual è il tuo secondo fine? Fine? Eh? Quale fine? Che significa per te in dollari e cents? Dollari e cents? Ma di che cosa stai parlando? Francie, io ti voglio bene. Cosa dovrebbe importarmi di dollari e centesimi? Beh, io lo so come sei fatto. Oh, piccola, ma allora non conosci bene tuo padre. Certo che ho qualche secondo fine pronto da usare, ma questo è il mio hobby. C'è gente che adora giocare a golf o a carte, io lo faccio con le persone. Mi diverto così. Ma ora c'è in gioco la tua felicità. Non è più un divertimento. Senti, piccola, se tu vuoi Callahan, devi stare vicino a Callahan. E al diavolo gli interessi. Bella rimpatriata. E quella chi è? È una miss qualcosa mascotte della corsa. Vorresti essere lassù, vero? Già. Metti le coperture sulle prese. Va bene. Le puntine vanno bene, però controlla le valvole. Ciao, ecco l'eroe. È stata una bella parata, a parte quella tizia tutta gambe. Sì, certo. Devi vincere stavolta. Mi hai promesso un assaggio della gran vita, ricordi? Sì, mi ricordo. E farò in modo che non lo scordi. Ho la sensazione che se tornerai a correre, la piccola Annie la getterai dall'alto della collina. E io non lo voglio, Tommy. Annie, vuoi parlarmi sempre nei momenti meno adatti? Ma cosa t'ho fatto? Niente, Annie, niente. Hai intenzione di vincere anche questa? Io vorrei solo poter iniziare. 500 miglia sono estenuanti, Eddie, dovresti riposarti. Ricordi le istruzioni? Sì, devo lasciare Callahan davanti e cercare di bloccare quelli che ci stanno alle spalle. E non scordarlo, altrimenti non correrai mai più per me. Mancano soltanto pochi minuti alla partenza della 500 miglia di Darlington. L'attività è stata febbrile per tutta la mattinata ai box dei partecipanti.
Ecco le macchine che si stanno dirigendo verso la linea di partenza. Jack Boyer è il favorito, come sempre. Ecco la bandiera verde e la corsa ha inizio. Allora, al primo giro Jack Boyer è subito in testa e in seconda posizione abbiamo Roy Horace. Bob Russo è in terza. Sarà una 500 molto difficile. Settimane di duro lavoro, tempo e soldi investiti. La preparazione per questa corsa ha coinvolto le forze di tutti. I piloti hanno trascorso ore e ore a regolare ogni piccolo dettaglio nel tentativo di raggiungere velocità più alte, anche soltanto di un miglio. Se guardiamo verso la curva numero 1 sopra la spiaggia, vediamo che l'auto 91 comincia a sbandare. Scivola attraverso tutta la pista. Probabilmente gli è scoppiato un pneumatico. Il pilota la controlla e a quanto pare non si è fatto male. Jack Boyer continua a tenere la testa con la macchina numero 4. La seconda macchina della squadra è la numero 5 di Roy Horn, indietro di poche lunghezze. Bob Russo tiene la terza posizione, ma comincia a rallentare. Vi stiamo parlando da Riverside, California. E adesso spostiamoci sul gruppo delle altre 26 macchine. Eddie Sun, dopo aver cominciato come camionista, corre adesso per Mack Lunsford e mantiene senza problemi la sua posizione. Tommy Callahan è in gara per tentare di reinserirsi nel giro delle grandi corse ed è in quarta posizione, ma ha qualche difficoltà con gli avversari. Callahan viene controllato molto attentamente da tutti i funzionari. Ma cosa succede? Bud Smith esce di pista, sbanda contro il recinto e lo trascina con sé. Leroy Johnson insegue velocemente Tom. Troppo velocemente, troppo! Non ha spazio per passare, viene bloccato, sbatte contro il muro, l'auto è in fiamme! Oh, Leroy! La macchina di Tom, la numero 36, comincia a rallentare. Potrebbero ricominciare da capo. Tutte le auto mantengono la loro posizione. La luce gialla è stata accesa. Tom, con la macchina numero 36, si sta dirigendo velocemente verso i box. Beh, amici, questo è uno degli incendi più gravi che mi sia mai capitato di vedere a Darlington. Che cosa diavolo vuoi fare? No! È tutta una scena, vero? Questi ragazzi sono pronti a tutto, pur di aiutare un amico. Lo tiro fuori io! Lasciatemi andare! Lo prendo io! Aspetta, stupido! Non servirebbe a niente! Non abbiamo informazioni sulle condizioni di Johnson per adesso, ma cercheremo di avere notizie il più presto possibile. Benissimo, la pista è libera, il semaforo è verde e torniamo alla corsa. Sono due le macchine che corrono per la scuderia di Mack Lunsford, quella di Eddie Sands e quella di Tommy Callahan. Attenzione all'auto 28! Un altro brutto incidente! Tommy Callahan è alla guida di una Dodge, la numero 12. Ha condotto un'ottima gara finora. L'abbiamo osservato attentamente per tutta la corsa e abbiamo notato soltanto che guida sbandando leggermente. Ma nonostante tutto continua ad essere in ottima posizione. Eccoci al segnale di metà percorso. Rimangono ancora 250 miglia da percorrere. Boyer continua a condurre per 4 secondi e mezzo sul secondo, che è Tommy Callahan sulla Dodge numero 12. La gara è stata durissima anche per la squadra di soccorso. Ma torniamo sul rettilineo e vediamo l'auto numero 12 che sta rallentando. Forse ci sarà una fermata per Callahan. Eccolo infatti, Tommy Callahan entra ai box. È qui che le corse si perdono o si vincono. Tommy, che cosa succede? Fran, l'ho visto. Ho rivisto l'incidente, mio fratello. È stata per colpa mia, Fran. Ero io che guidavo il go-kart, l'ho ucciso io. Oh, Tommy. Sono fuori gioco, a quanto pare. È sempre lui che vince, vero? Non è detto che sia così, Eddie. Già. Già, perché dovrebbe? Saresti imbottigliato, non cercare di scacciare il pensiero dalla mente. Pensaci e basta. Callahan sta per rientrare in pista. Andiamo allora, coraggio, andiamo! Boyer sta rallentando per la fermata ai box. Ed ecco che dai box escono Callahan sulla numero 12 e Sun sulla numero 43. Jack Boyer si dirige invece verso il suo box. Tommy Callahan è primo. Eddie Sands in seconda posizione e spinge al massimo. Sembra quasi stia per riprendere Callahan. La gara è mossa fiato quest'oggi. Ma è pazzo, gli ho detto di stargli alle spalle. Ehi, ecco Eddie Sands che ha conquistato il primo posto davanti alla numero 12 di Tommy Callahan. Intanto la macchina numero 71 va a schiantarsi contro il muro, rimbalza e torna in pista. Intanto a centro Eddie Sands cerca di passare, ma non riesce e si schianta a sua volta contro il muro. Torna sulla pista scivolando testa in giù. L'ho spinto io a fare così. Che giornata, signore e signori. Ci sono stati spettacolari incidenti in ogni punto della pista, ma ci sono ancora 26 auto in gara.
E soltanto la Dodge e la Plymouth sono le marche che si stanno contendendo la vittoria. Coraggio, Tommy, coraggio! Stanno tutti correndo come se avessero fatto soltanto pochi giri. E invece siamo agli sgoccioli. E la squadra di Lasford ha perso 3 auto, mentre quella di Harris ne ha perse solo 2. Forza, Tommy, forza! Sei il migliore! Ecco che arriva Cullen! Ed ecco la bandiera di fine corsa! Oh, è stata una gara entusiasmante e anche molto drammatica. Eddie. Oh, Eddie, mi dispiace. Per cosa? Per cosa ti dispiace? Non ero pronto, è stata tutta colpa mia. Guarirai in fretta, Eddie, non preoccuparti. Sì, guarirò presto. Sarò pronto la prossima volta. Vedrai. Vuoi che venga all'ospedale con te? Mi farebbe piacere. È finita, amici! Che grande giornata di corse! Avete assistito a un grande avvenimento sportivo, davvero splendido! Ecco che entra in box Tommy Cullen, il vincitore! Tommy arriva sul podio per presentare la tradizionale bandiera. Ecco, questo è Tommy Cullen, il vincitore della 500 miglia di Darlington. And luck, he's gonna go far. They said never buckle under, you'll be a star. But I wonder if they'll make it through Thunder Alley. He knows that there's danger right down on the track. Guts and luck, he's gonna go far. They said never buckle under, you'll be a star. But I wonder if they'll make it through Thunder Alley. He knows that there's danger right down on the track. Right.